Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo 11° episodio qua su Super Mario Odyssey. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua dopo che avevamo, diciamo, completato il l'ottavo, nono, adesso non mi ricordo, regno del gioco, ovvero il regno delle nevi. Perché appunto, ragazzi, se vi ricordate bene, nello scorso episodio abbiamo lasciato il regno della City perché appunto l'abbiamo completato. E siamo arrivati qua nel nuovissimo regno, ovvero il regno delle nevi, che nello scorso episodio l'abbiamo completato tutto quanto al 100%. E oggi, in questo episodio, con le nostre quasi 20 lune di energia raccolte in questo regno delle nevi, andremo nel prossimo regno, ovvero il regno del mare, che inizieremo in questo episodio, ma non so se lo finiremo, perché comunque non è un regno corto come il regno delle nevi, quindi che si può fare in un episodio, ma comunque io proverò a finirlo tutto quanto in un episodio, il regno del mare. Poi se non ce la faremo, lo finiremo nel prossimo episodio. Però ragazzi, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutte per non perdervi nessun nuovissimo video, e di lasciare un bel like anche a questo 11° episodio qua su Super Mario Odyssey, se alla fine questo episodio vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò, ragazzi, possiamo andare a mettere le nostre 10 lune di energia all'interno dell'Odyssey e possiamo lasciare il regno delle nevi e dirigerci nel prossimo regno, ovvero il regno del mare, che inizieremo appunto oggi in questo episodio, ma non so se lo finiremo. Comunque ci proveremo a finire tutto quanto oggi, e da 114 lune ne mettiamo circa una ventina quasi e arriviamo a quota 131 lune totali. La Odyssey è stata potenziata. Perfetto, ragazzi, bam. Va bene, e come potete vedere adesso possiamo raggiungere il prossimo regno, ovvero il regno del mare, totalmente sommerso dal mare. Ora possiamo raggiungere il regno del mare. Andiamo ad acciuffare Bowser. E in teoria, adesso fatemi contare un attimo quanti regni abbiamo fatto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, decimo regno del gioco, regno del mare, stiamo arrivando. Let's go. Andiamo, lasciamo il regno delle nevi, perché il regno delle nevi, tra l'altro, che è un regno cortissimo, perché siamo arrivati nel regno delle nevi nello scorso episodio, l'abbiamo iniziato nello scorso episodio e l'abbiamo finito tutto quanto nello scorso episodio, appunto. Quindi è un regno molto, è uno dei regni più corti del gioco. E oggi ci dirigiamo verso il prossimo regno, ovvero il regno del mare, dove tra l'altro ci sarà da affrontare un boss, perché appunto non affrontiamo un boss da tanti episodi, dal regno della City che non affrontiamo un boss, quindi, cioè due regni fa. Quindi adesso nel regno del mare ci sarà da affrontare un boss, che affronteremo molto probabilmente oggi in questo episodio. Quindi, e così serviranno la torta fior di neve a tutti gli invitati? Non se facciamo prima noi a dar loro una bella lezione. Vabbè, consigli utili non ci interessano. Ok, vediamo cosa ci aspetta nel regno del mare. C'è un infinito mare di acqua gassata, e qui parla anche di quattro grandiose fontane che riversano acqua in una torre. Ok, quindi acqua gassata, che molto probabilmente verrà servita come acqua da bere alla scena del matrimonio di Bowser e Peach, va bene. Ed eccoci qua nel nuovo regno, ovvero il regno del mare, Bollicina, cioè la città principale di questo regno del mare. Eccoci qua, visto che siamo in estate, siamo anche in tema, in mare appunto. Bicchiere mezzo vuoto, prima missione di questo regno del mare, bicchiere mezzo vuoto, ovvero andare a sconfiggere questo boss, cioè questo polipo gigante. Cosa c'è in cima a quel calice gigante? Un boss, ovviamente. Ed eccoci qua nel regno del mare, quindi adesso parliamo un attimo con lui, vediamo cosa ci dice. Tu hai l'aria di uno che potrebbe aiutarci. La vedi quella mostruosità davanti a noi? Si sta bevendo senza disegno tutta la nostra preziosa acqua nobile. Ti prego, aiutaci. Ok, a quanto pare lui si sta bevendo tutto, quindi è malvagio, diciamo. È amico di Bowser. Sono le orme di Bowser, dove si sarà diretto? Molto probabilmente a aiutare quel tizio a bere l'acqua, va bene. Quando l'acqua delle quattro fontane si unisce, nasce l'acqua nobile. Si dice che questa bevanda miracolosa porti felicità e fortuna a chiunque la beva. Ok, qua ci sono. Chiunque abbia attrappato le fontane ha fatto proprio il lavoro di fino. E ovviamente è stato Bowser. Qua c'è questo, che possiamo catturarlo, come potete vedere. E possiamo fare così. Bam, perfetto. Vabbè, adesso non ci interessa, quindi andiamo giù.
Qua c'è un seme dorato addirittura che noi porteremo su. Il seme in teoria va messo in un vaso che si trova qua sopra, vero? Sì, ok. Andiamo sopra, in cima. Eccoci qua. E lanciamo il seme. Bam. Perfetto, piantina che sta per crescere adesso. Checkpoint, il primo checkpoint del regno a casa sulla spiaggia, ok. Qua c'è da giocare a pallavolo per prendere le lune, ma lo faremo dopo. Quindi adesso dobbiamo andare a cercare lune di energia. Tanta lune di energia. Adesso qua sotto c'è qualcosa, che visto che qua iniziamo il regno del mare. Ok, sì, qua sotto c'è qualcosa, vediamo un attimo, saliamo in cima. Ok, dei forzieri. 1, 2, 3, 4. Ah, dobbiamo prendere i numeri giusti per prendere la luna, capito. Vai, ammazziamo le mummie. Ma non muoiono? Ok, a quanto pare non muoiono, quindi dobbiamo andare giù. L'unico modo per farle morire è farle buttare in acqua. Non dovremmo ferire se quando non l'abbiamo preciso. Allora, uno. No, è il due questo, non ci credo. Venite, venite, tutti in acqua. Ok, sono morte. Allora, uno. Due. No, questo qua è il 4, non ci credo. Maledizione, ragazzi. Ok, dobbiamo ottenere la luna, però dobbiamo aprire forzieri nel seguente ordine per con i numeri. Quindi, questo è l'1. 2, 3, 4. Ed ecco qua la luna di energia. Bam. Quindi se sbagliamo ci compaiono le mummie. Se facciamo giusto, otteniamo la primissima luna di energia del regno, ovvero trappola nell'insenatura. Le lune di questo regno sono viola. Ok, va bene. Quindi dicevo, se facciamo giusto ci dà la luna, altrimenti ci danno le mummie. Quindi ok, va bene. Prima luna di energia di questo regno ottenuta. Possiamo già tornare indietro, va bene. Qua ci sono le alghe giganti che ammazziamo subito. Allora io qua di preciso forse mi ricordo dove si deve andare. Ok, là sopra bisogna andare anche. Iniziamo la nostra ricerca delle lune. Quindi intanto entriamo nel tubo, vediamo un po' cosa c'è. Ok, qua c'è da vibrare. Il tesoro nascosto in questa stanza non è visibile a occhio nudo. Entra in armonia con il suono e senti ciò che ha da dirti. Solo così lo troverai, buona fortuna. Se non sbaglio qui? No. Ora io purtroppo... Ecco, è qua. Io non sento la vibrazione, quindi mi ricordavo semplicemente dove era la luna. Seconda luna ottenuta, tremori nella caverna. E niente, va bene. Io, ragazzi, non mi ricordavo... Io mi ricordavo dove era la luna, ma siccome purtroppo non so perché il mio pro controller non vibra, se non me lo sarei ricordato sarebbe stato molto complicato trovare la luna di energia. Prendiamoci le monetine, ok, che le monete insomma sono scappate. L'obiettivo ovviamente è raggiungere quello. Bicchiere mezzo vuoto. Ah, dobbiamo andare là sopra, metto, ok. Dobbiamo farle in ordine questi pezzi. Quindi prima dobbiamo andare lì. Ma io direi di utilizzare il pesce, almeno andiamo anche più veloce. Se no con Mario ci siamo 6 ore. Muori, grazie. Utilizziamo il pesce, così andiamo anche più veloce. Però potete vedere. Là c'è il Nessie, non so cosa mi ricordo che si chiama così. Comunque c'è quella specie di... non so come chiamarlo. Comunque sembra quasi Lapras, il Pokémon Lapras, non so se lo conoscete. Qua bolle di ossigeno, non c'è nessuna luna né niente. Io ragazzi per ora non ho ancora trovato monetine viola. Questa cosa mi preoccupa perché è strano. Cioè di solito le trovo easy, invece stavolta non ne ho ancora trovata una. Qua c'è un livello che andremo subito a fare, quindi vai. Livello, bam. Oh, finalmente qua ci sono delle monetine viola, ragazzi. No, per ora non ne ho ancora mai trovata una. Ok. E adesso qua dobbiamo riuscire ad andare qui e poi ad andare qua, ok, ho capito. Poi qua c'è da salire, è molto semplice, basta fare così. No. E lo sapevo. Ok, allora qua. Vabbè, a questo punto facciamo una cosa, allora, visto che non mi sa che non possiamo andare da nessuna parte.
Vai. Eh no, non possiamo andare da nessuna parte, ho sbagliato tubo, quindi torniamo indietro. Cambiamo tubo, ragazzi, perché questo qua l'ho sbagliato, non è il tubo giusto. Vai, andiamo. Andiamo nel tubo, let's go, vai. Ok, forse questo non è esatto, però comunque qua ci sono tantissime monetine, quindi le prendiamo tutte. Bam. Tra l'altro, ragazzi, non manca tanto alla fine di questo gameplay, di questa serie, insomma. Perché comunque, diciamo che, cioè, dopo questo regno, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il regno del Fornelli, poi il regno di Bowser, e poi siamo già arrivati al regno della Luna, quindi abbiamo già finito. Quindi, in teoria, quattro regni, se contiamo anche il regno del drago, e poi abbiamo finito il tutto, quindi non manca tanto alla fine di questa serie. Guarda, rompiamo questo e possiamo scendere. Eccoci, te pareva. Lo sapevo, ragazzi. Ragazzi, ce l'ho fatta adesso. Rompi questo, rompi questo e vai sopra. Oh, madonna, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Dopo 6 ore, le prime 3 monetine di questo regno del mare ottenute. E adesso, in teoria, io devo andare qui. Forse, non lo so, devo capire come raggiungere la luna adesso, perché le monetine viola le abbiamo prese. Quindi adesso devo capire. What? Luna nascosta, stanza nascosta nel Dedalo sommerso. Comunque abbiamo trovato una luna, quindi ottimo. Grazie al cupo l'ho scoperto questa cosa. Mamma mia, sto cupo come mi sta antipatico, guarda. Questo è il tubo, adesso dobbiamo fare così. Tutto indietro. Mamma mia, che sfiga. Vai. E luna ottenuta. Quarta luna ottenuta, tesoro nel Dedalo sommerso. E quarta luna di energia di questo regno del mare presa. Adesso abbiamo finito, godo, super godo. E adesso basta, andiamo a fare le vere missioni di questo regno del mare. Se non è questo episodio non facciamo niente, ok. Qua c'è un checkpoint che prenderò subito. Stanza segreta. Yes. Con le alghe altre 500 metri. Bam. Bello spin. Morto tutte le alghe. Siamo arrivati qua. Eccolo. Oh, le altre monetine viola. Vai, vai, vai. Però mi serve una bolla di ossigeno. Ok, l'ho presa. Se non muoio. 7 monetine viola in totale. Pesce, vieni qua. Pesce, vieni qua. E il pesce dorme, ragazzi. Buonanotte, pesce. Ok, l'ho preso. Allora, qui c'è qualcosa. Sì. Un percorso di monete, ragazzi. Vediamo un po' dove ci porta. Da una luna, due domande. E altra luna di energia ottenuta dentro al tunnel sottomarino segreto. Ok. Qua abbiamo tantissime altre monetine. Vai giù. Ok. Checkpoint, che prenderò subito. A est della fossa oceanica. Oceanica, non so se ho letto bene, insomma, vabbè, comunque. Qua ci sono tutte le alghe, insomma, giganti. Qua c'è qualcosa, forse, non lo so. Sì, c'è una luna, va bene. Altra luna di energia sotto un soffitto pericoloso. Ok. Abbiamo già ottenuto diverse lune di energia, ragazzi. E qua c'è qualcosa, sì. Qua, se non sbaglio, c'è la sfinge, infatti, mi ricordavo bene. Però volevo vedere se mi pare che qua, forse, c'erano altre monetine viola, vero? Poi non so se mi ricordo bene, ma forse no. No, non ci sono qua. C'è un altro seme, però, un altro seme che prenderò perché voglio portarlo sopra. Però prima sfinge, vai. Benvenuto di andante, benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere al mio quesito? Qual è il nome di questo luogo? Bollicinia. Risposta corretta, prosegui pure. Let's go, ragazzi, andiamo sotto. Pesce, no, il pesce sognito, non ci credo. Ok, pesce, vai. Giù. Andiamo giù nelle profondità del regno, vai. Bam, vediamo un po' dove ci porta. Ovviamente ci porta da una luna. Luna di energia ottenuta, sala sottomarina dell'Enigmicia. E altra luna di energia ottenuta. Perfetto, usciamo da qua.
siamo tornati qua e altri indovinelli per dall'enigmicia. Vedo che sei bramoso di quesiti. Bene, vediamo un po' come te la cavi con il seguente. Quante fontane ha chiuso il mostro? 4. Sì, esatto, hai un talento innato. Già che sei avido di quesiti, eccotene un altro. Vedremo se sarai in grado di rispondere correttamente. Quando ti sei trasformato in un pesce rosso, che tipo di abilità hai potuto sfruttare agitando il Pro Controller? Attacco. Bene, bene, hai totalizzato 3 risposte corrette. Mi congratulo, viandante. Ho tenuto da parte il prossimo quesito appositamente per momenti come questo. Or dunque, in questo regno c'è una stanza accessibile solo a chi indossa un capo di vestitario particolare. Di quale capo si tratta? Costume da bagno, pirata, mutande, completa da turista. Costume da bagno. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato, non ci credo. Ok, allora il, il completo da turista, direi. Ok. Esatto, ma come facevi a saperlo? In fin dei conti, anche il costume da bagno e gli altri due indumenti si addicono al luogo in questione. Aspetta un momento, hai tirato a indovinare? Non ho parole, che fortuna sfacciata. Ok, d'accordo, è giunto il momento del quesito finale, caro il mio viandante. Come mai mi trovo qui? Vuoi vedere Dory? Ti piacciono i quesiti? Ti piacciono i quesiti? Ma come hai fatto? Sono senza parole. Ecco, prendi questa e sparisci subito dalla mia vista. Luna ottenuta. Quiz del mare, superato. Let's go. Non ha più quesiti da farci, non male, ragazzi. Abbiamo mandato un tilt questo coso, va bene. Allora, adesso lì c'è il seme che volevo portare in superficie se riuscivo. Quindi prendi questo. Scusatemi se non sto esplorando il tutto, ma voglio prendere tutte le cose necessarie. Soprattutto voglio esplorare il regno, perché comunque prima di fare le missioni è sempre bello esplorare il regno. Il seme, ragazzi, dov'è? Appena raggiungeremo 15 torneremo da lì per comprare. Adesso qua c'è da prendere la prima luna vera e propria della missione. No! Quella sembra incandescente. Quella lava sembra incandescente, ma forse spostandoci qua sopra puoi provare. Acqua. Acqua Bowser, ci ho buttato un pochettino di acqua. Forse un po' troppa. Le fonti termali sono così calde e anche piacevoli. Allora, devo riuscire a prendere quell'ultima monetina viola. Ok, 13 prese, quindi ce ne mancano 2 per prenderci il capo d'abbigliamento di questo regno. Checkpoint, isolotto termale. E la luna dove diamine è, scusatemi. Ecco. Ok, qua c'è l'acqua. E dai, rompiti. Ok, vai. Acqua. Adesso, dov'è che è la luna? Ah no, qua c'è qualcosa. Eccola la luna, vai. Trovata subito. Bam. E abbiamo ottenuto un'altra luna energia, ovvero la primissima di questa missione, cioè il tappo dell'isolotto termale. Presa luna. Luna presa, insomma. Let's go, perfetto. Presa la luna e sbloccato il primo isolotto termale. Ok. Là c'è il tappo che adesso andiamo a premere per sbloccare il tutto. Vabbè, lui è sparito, non importa. Tanto qua si è rigenerato tutto. E 3, 2, 1, bam! E il primo tappo parte, va addosso, va in testa al boss, bam. Ok. I tuoi sforzi sono vani. Non ti cederò mai la deliziosa acqua nobile. E adesso qua diventa tutto caldo e inizia a sputare robe che ci fanno da ostacolo. Oh, sembra si sia arrabbiato, forza, ancora 3 fontane. L'altra è laggiù, che in teoria dovrebbe essere la prossima. Sì, vero? O no? Beh, in realtà ce n'è un'altra là sopra, però boh. Andiamo a prendere prima quella lì, dai, sto. Prima prendiamo quella che è più vicino. E poi andiamo a prendere gli altri. Qua c'è qualcosa, una luna magari. No, c'è un cuore reale. Che per carità lo accetto, Non fa male, non fa male. Checkpoint, palazzo calice. Monetine. Quindi possiamo prenderci il completo del regno del mare.
ok. Monetine che abbiamo trovato, sono ben 3, ragazzi. E qua ci dovrebbe essere qualcosa. No, qua ci siamo già stati. Torna sopra, torna sopra, torna sopra. Qua ci siamo già stati, quindi non mi interessa andarci di nuovo. Adesso volevo cercare Dory. Ecco, l'ho trovata. Perfetto. Vieni qua. C'è una luna sotto Dory. Non ci credo, una luna sotto Dory. Devo prenderla. Devo prenderla. Vai. Presa. Merci, Dory. Ok, in francese. Perché in francese? Vabbè, non lo so. Luna, sì, vabbè, luna. Abbiamo ottenuto altre monetine viola. Siamo un totale di 22 monetine viola trovate. Ed eccoci qua. Benvenuto. Compriamo questo. Compriamo, ragazzi, il completo del regno del mare. Con la collana hawaiana, quasi stile hawaiana, insomma. Indossa ora, perfetto. È finito. Con gli acquisti per ora abbiamo finito. Ed eccoci qua. Con il completo del regno del mare. In ciabatte. Pronti per andare appunto al mare. Qua non c'è niente. È Mario però. Dai ragazzi, voglio prendere le 1000 fontane. Che almeno le fontane in questo giro voglio prenderle tutte. Quindi vai. Vediamo. Le fontane qua sono d'obbligo prenderle. Fiorellino per andare più veloce. Ah, quelle che tira sono bombe, ragazzi. Me ne sono accorto adesso. Seriamente. Non capisco più niente per quanto vado veloce. Mario. Lì c'è Dory con le monete. Qua però prima c'è qua. C'è la fontana. Quella qui in alto. Va bene. Di sicuro qua avrò mancato molte lune di energia qua in questo posto. Perché comunque è un posto dove non ci sono mai stato. Ma prima preferisco andarmi a prendere la luna. L'entrata del faro è poco più avanti. Ok, dovrebbe essere. Se non sbaglio l'entrata del faro era sotto. Guardi una cavolata, vediamo un attimo. Se non sbaglio è sotto l'entrata del faro. Se alghe. Oh, un livello. Vai, livello, livello. Let's go, livello. E what? Luna cose a caso, va bene. Luna di energia, strani movimenti sul fondale marino. Ok. Vai, usciamo da qua. Che voglio andare avanti con l'avventura. Vai, vai. Perfetto. Ora, qua tanti pesci che noi non prenderemo. L'entrata del faro. Non vorrei dire una cavolata, ma forse sotto l'acqua? Non lo so, No, mi sa di no, mi sa di no. Vediamo in superficie da meglio. Ah, è qua, ecco dov'era. E infatti allora mi ricordavo bene che era sott'acqua. Mi pareva, ragazzi, che era sott'acqua l'entrata del faro. Monetine prese. Te che dici? Per salire sul faro devi prima passare attraverso questo tunnel sott'acqua. Vai. Però preferivo farlo col pesce questo pezzo, vabbè. Senza pesce, vai. A noi non ci interessa. Bam. Andiamo giù nelle profondità marine. Tunnel subacqueo per il faro. Vai, eccoci qua. Allora, non c'è niente. Dai ragazzi, muoviamoci che voglio prendere almeno tutte le lune in questo episodio. Ok. Oddio. Non me lo ricordavo questa cosa che c'era. Attenzione a questi cosi. Ci fanno da ostacolo. Ouch. Ah, basta sbatterci contro e prendo danno. Seriamente, va bene. 28. Ok, per un totale di 13 perché le spese. Ok, qua ci sono delle scatole che le spaccherò. Ok. Per ora 0 lune. Qua c'è un cuore che prendo per recuperare la vita che ho perso. Possiamo andare avanti. Di sicuro mi sa che qua ho mancato una luna perché mi pareva che ce n'era un'altra. Quindi secondo me ho mancato una luna qua. Però vabbè, non importa, amen. Detto ciò, faro, eccoci qua. Faro, perfetto. Luna di energia ottenuta, la seconda della missione. Ok, il tappo del faro. Altra luna ottenuta, bam. Perfetto. E adesso anche questo si rompe, perfetto. Lo potrei vedere anche questo adesso si rompe. Tra l'altro super bug che passa attraverso, vabbè, il pavimento però non importa. E bam. E altro tappo del faro che parte in testa al boss. Perfetto. Quindi già un po' mai l'abbiamo fatto. Ottimo lavoro, mancano ancora due fontane. L'altra è quella lì,
Che per prenderla in realtà non so come faccio, come fare. Forse molto probabilmente mi devo tuffare da qua. Proviamo. Sì, secondo me mi devo tuffare da qua. E vabbè, niente, qua ho sbagliato il salto. Rip. Ah! No, 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 forse ho capito come fare. Con questo. No! Ecco, sì, con questo. Ok. Bam, altra ruma di energia. Eccola qua, ok. Si chiama il tappo del pilastro. Altra luna ottenuta, bam. E adesso ci manca l'ultima fontana, va bene. Altra fontana rotta. Come potete vedere la missione è molto veloce da fare. E anche abbastanza semplice. E 3, 2, 1. E buonanotte, fail. 3, 2, 1, bam. Altro tappo che parte in testa al boss. Il terzo che va in testa. Alla fine ragazzi diventa un bernoccolo grosso come una casa. Ancora una fontana, ci siamo quasi. L'ultima là sopra. Che per prenderla, se non sbaglio, dobbiamo fare un percorso tutto strano con i Goomba, vero? Che si trova qua dietro. Se la pressione dell'acqua fosse più forte, potrebbe lanciare più aria. Potrebbe lanciarci in aria. E infatti questo è l'obiettivo della missione. Ok, qua dentro, dobbiamo andare qua dentro. Però prima voglio prendere quel checkpoint che mi dà fastidio non completare tutto al 100%. Quindi lo so che è noioso, ma voglio prendermi il checkpoint. Perché sì. E vedere se c'è qualcosa qua sopra. Magari non ne so, qualcosa. Gola conchiglia. Checkpoint. Qua abbiamo altre tre monetine. Come potete vedere, bisogna visitare i posti per prendere le cose. Vabbè, qua niente di che. Ho fatto moneta nascosta perché se ne frega. Andiamo avanti, vai. Bam. Tutto qua ragazzi, tutto quanto dritto. Stanno attenti a non prendere questi. E questi ragazzi non ho capito ancora da dove arrivano. Forse arrivano da Shim. Ah! Qua servono i Goomba. Qua c'è una luna, maledizione. Allora, eccoci. Te pareva, lo sapevo. E allora andiamo a prendere Goomba. Vai, Goomba, Goomba, dove siete? Eccone uno. Bam. No! Ho preso di nuovo. Presi. E qua abbiamo monetine. Non posso prendere, ti pareva. Vai. Torre Goomba che sta prendendo forma. Ok, dov'è l'altro Goomba? Ah, sono finiti, quindi questi sono tutti quelli che potevo prendermi, va bene. E adesso stanno attenti con questi Goomba. Andiamo a fare la missione. E alla fine ragazzi la prendo in pieno, aiuto. Ah, ma vengono verso di me. Schifosi. Vengono apposta addosso a me, ragazzi. Non se ne accorto adesso. Fontana, arriviamo. Vai. Eccola qua. Intanto questa. Luna di energia che sta per essere presa. Eccola qua, bam. Questa sembra più che viola, sembra rosa, però va bene. Forse dipende dalla luce. Luna ottenuta, amore marittimo. Va bene. Luna ottenuta. Let's go. Adesso... I Goomba sono... No, non sono spariti, però vengono uccisi. Tanto mi servivano soltanto per fare la missione. Oddio. No! Mi ha preso. Ma perché? Vai. Qua abbiamo questo. Questo è lo spawner di quei cosi. Magari dentro le case si nasconde qualcosa, quindi per sicurezza le rompo tutte. Comunque qua siamo arrivati in cima, ragazzi. Checkpoint sopra la gola conchiglia. E qua c'è l'ultima luna di energia della missione, ovvero il tappo sopra la gola. Bene. Altra luna presa. Siamo quasi a 20 lune prese. E qua, ragazzi, adesso ultimo tappo da rompere. Poi la boss fight. E poi abbiamo finito, diciamo, il regno del mare già. Quindi poi concluderò qua l'episodio, che è venuto abbastanza lunghetto, lo so, ma... Amen. Detto ciò, bam. Tappo in bocca. Ok. Il quarto tappo in bocca. E vabbè, adesso si arrabbia, ragazzi. E addirittura cade di sotto adesso. Ok. Vediamo un po' cosa succede. E adesso, ragazzi, si arrabbia. Viva, è giunto il momento di riprenderci l'acqua nobile. Ok. Non so se fare la boss fight nel prossimo episodio. Sinceramente non ho idea. Tra l'altro riusciti tra questi, ma non ci arrivano nemmeno. Però vabbè, dai. Boss fight, arriviamo.
Se per una volta l'episodio è più lungo non importa, no? Tanto l'importante è fare l'avventura. Adesso dobbiamo andare. Ecco qua il boss. Comunque una boss fight abbastanza veloce, che per farla basta fare così. Come potete vedere è molto semplice, una boss fight basta fare questo. Eccolo qua il boss. Preso. Bam. Non so perché sulla testa c'ha alla lava, non me lo chiedete perché non so nemmeno io, va bene. Attenzione alle bombe che tira. E adesso però se fa così tutto il tempo è complicato prenderlo. No no, si ferma, non male. Dai. Bam 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 bam. Preso. Adesso gli manca in teoria un colpo ed è morto. Manca un colpo ed è morto. Quindi praticamente abbiamo quasi finito il regno del mare. Di qua nel prossimo episodio faremo, inizieremo il nuovo regno. Però se non sbaglio il regno dei fornelli, vero? No. No, vabbè. Aspettate un attimo, mi ricarico se non ce la faccio. Anzi, raggiungiamolo così. Poi andiamo sopra, se no ci frega. Adesso, vai, vai. Bam, 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 bam. Non ci credo. Adesso non faccio niente. Non l'ho preso tutto, definitivamente. Ma molto veloce questa cosa, ragazzi. Dai. E abbiamo sconfitto il boss di questo regno del mare, ovvero questo polpo gigante che non so il nome, ma molto probabilmente il suo nome ve l'avrò messo nel titolo di questo episodio. È multiruna di questo regno del mare che sta per essere ottenuta, ovvero l'unica multiruna che è disponibile a ottenere. E qua ecco di nuovo l'acqua che va a rifocillarsi nel bicchiere gigante che era stato finito quasi da il polpo gigante, ovvero il boss di questo regno del mare. Multiruna, let's go. E abbiamo concluso la nostra avventura anche all'interno di questo decimo regno del gioco, ovvero il regno del mare. E abbiamo ottenuto l'unica multiruna disponibile di questo regno, ovvero bicchiere mezzo pieno. Multiruna di questo regno del mare ottenuta, ovvero la multiruna viola. Perfetto, bam. Vi dico già che nel prossimo episodio andremo nel prossimo regno, se non sbaglio è il regno dei fornelli, non voglio dire una cavolata. E non lo faremo tutto quanto nel prossimo episodio del regno dei fornelli, perché è uno dei regni più lunghi del gioco, quindi lo faremo in due episodi separati. Che splendido tramonto, senza contare che le fontane dell'acqua nobile sono tornate ai legittimi proprietari, tutti noi. Sembra che Bowser non si trovi più in questo regno, vogliamo dirigerci verso la nostra prossima tappa? Io direi che per questo episodio, per questo undicesimo episodio qua su Super Mario Odyssey, ci possiamo fermare qua. Io vi ringrazio della visione, nel prossimo episodio, oltre che a raggiungere il prossimo regno, ovvero il regno dei fornelli, se non sbaglio dovrebbe essere. Prima di andarci magari prenderemo le altre 3-4 lune in questo regno, perché voglio arrivare a 20, mi dà fastidio essere tipo a 18. Quindi, detto ciò ragazzi, io spero che questo undicesimo episodio qua su Super Mario Odyssey vi sia piaciuto. Se così mi raccomando come sempre spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero Super Mario Odyssey, in versione fisica o digitale. Trovate qua sopra in alto nelle schede dello scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!